Carissimi amici del canale YouTube, buongiorno, buon 16 settembre, buon venerdì. E sta vivendo un momento magico, un magic moment, un momento da favola, da sogno. Parliamo naturalmente di un ragazzo che è cresciuto nel settore giovanile del Milan e che ora sta vivendo il momento più bello da quando ha vestito la maglia del Milan in passato e da quando la sta vestendo in questa stagione. Parliamo naturalmente di Tommaso Pobega, classe 99, lui che è nato a Trieste ma ha svolto tutta la trafila nel settore giovanile del Milan, arrivato giovanissimo a Milano, e quindi è un figlio del Milan, ecco, è un prodotto del settore giovanile del Milan che ha trovato il gol in Champions League. Può cominciare, ecco, la favola Tommaso Pobega. Non è da tutti, insomma, vestire la maglia rossonera, andare in giro per l'Italia in prestito, a fare la gavetta in tutti questi anni dove lui ha girato tante squadre, poi ritornare al Milan e segnare il primo gol con la maglia del Milan a San Siro in Champions League. Deve essere stata un'emozione travolgente per Tommaso Pobega, ragazzo per bene, ragazzo che comunque è ben voluto dallo spogliatoio, lui che, ripeto, ha svolto praticamente tutta la trafila nel settore giovanile per poi andare a giocare in prestito e crescere, farsi le ossa, come si dice in gergo. Addirittura lui ha giocato nel 18-19 nella Ternana, nel 2018-2019, con 32 presenze e 3 gol, quindi comunque anche in campionati minori il numero di presenze non è stato basso. Poi è andato nel Pordenone, si è trasferito nel 2019-2020 al Pordenone con 31 presenze e 5 gol. Ha giocato poi in Serie A con la maglia dello Spezia nel 2021, 20 presenze e 6 gol, quindi tutto sommato lui il feeling con la rete ce l'ha sempre avuto, Tommaso Pobega. L'anno scorso, 21-22, con la maglia del Torino, 33 presenze e 4 gol in Serie A. Sono numeri comunque di un centrocampista, di una mezzala di tutto rispetto, perché ci sono giocatori che anche nelle squadre medio-piccole fanno più fatica ad accumulare presenze. Lui comunque i gol li ha sempre fatti, 3 gol, 5 gol, 6 gol, 4 gol nelle precedenti squadre. Poi il Milan lo tiene in rosa quest'estate, gli prolunga il contratto fino al 2027, aumentandogli anche un pochino l'ingaggio, e sta cominciando a carburare con la maglia rossonera, sta cominciando a crescere anche al Milan, ed era questo l'obiettivo di Pobega, dei suoi procuratori, del suo agente e anche del Milan, che aveva intenzione di mandare Pobega in prestito nelle squadre di Serie B e di Serie A in minori, per poi riprenderlo con una versione migliorata. Il gol contro la Dinamo Zagabria, che ha poi chiuso il match sul 3-1, innanzitutto è stato un gol importante, perché dal 70esimo in poi il Milan ha messo praticamente in ghiaccio la partita, quindi gol di rilevanza importante quello di Tommaso Pobega, ma poi è stato anche, secondo me, un premio a tutti i suoi sforzi, a tutti i suoi sacrifici, perché per un giocatore del Milan andare a giocare in prestito non è semplice, c'è sempre il timore, la paura che poi non si ritorna alla base, non si ritorni in rossonero, non si ritorni a giocare a Milanello. Invece lui ce l'ha fatta e può cominciare, secondo me, la favola Tommaso Pobega. Può essere questo ragazzo un jolly per Stefano Pioli. Infatti inizialmente lui ha avuto un po', anche quest'anno, un po' di difficoltà nell'inserirsi, ma secondo me dettato anche dal fatto che ha avuto un infortunio e la preparazione l'ha svolta un po' zoppicando, ecco, nel senso alcune giornate a Milanello le ha saltate per infortunio, altre invece le ha fatte con il resto del gruppo.
per poi entrare sempre di più negli schemi di Stefano Pioli, nelle idee, ecco, di Stefano Pioli. Lui è una mezzala, quindi ha dovuto anche un po' cambiare il modo di giocare per inserirsi nel modo migliore nel Milan. D'altronde fa anche una dichiarazione interessante dopo la partita contro la Dinamo. Lui dice: io sono entrato, ho tenuto le stesse posizioni di Sandro Tonale, dice Stefano Pioli su Pobega. Quindi vuol dire che è entrato come centrocampista davanti alla difesa, quindi ecco, si sta adattando anche lui al modo di giocare del Milan. E poi la dichiarazione di Pobega dopo il gol con la Dinamo, dice: penso che il primo gol a San Siro non si scordi mai, in più se una competizione come questa, come la Champions League, me lo ricorderò per sempre. È difficile da descrivere a parole il gol. Lui dice: ero travolto da mille emozioni, è stato veramente bello. Ricordo che Teo ha messo la palla indietro, in quel mio il mio pensiero è stato solo quello di colpire la porta e calciare più forte possibile. Poi lo abbiamo visto tutti, il gol di Pobega. Quindi siamo anche contenti che questo ragazzo stia avendo le prime soddisfazioni. Il secondo argomento di questo video riguarda San Siro, perché nelle ultime ore stanno emergendo sempre più dettagli su quello che potrebbe essere poi il progetto definitivo di Milan e Inter per la creazione, per la realizzazione del nuovo stadio, che dovrebbe poi portare più introiti alle due squadre milanesi. Sarebbe fondamentale per Milan e Inter avere un nuovo stadio. La nuova indiscrezione riguarda però San Siro attuale, perché se prima l'idea era lasciare un'intera torre con le gradinate annesse dell'attuale struttura di San Siro, la nuova idea riguarda una totale demolizione dell'attuale stadio di Milan e Inter, quindi una totale demolizione dell'attuale stadio Meazza. Ecco, può essere una notizia terribile per i nostalgici, per chi giustamente ancora oggi come noi frequenta San Siro tutti i giorni. Veniamo da una bellissima partita vinta contro la Dinamo, e domenica sera ci sarà uno scontro diretto col Napoli a San Siro. San Siro che è stato teatro di grandi partite proprio contro il Napoli, ad esempio di Diego Armando Maradona, ma in generale dei derby con l'Inter, delle battaglie contro la Juve, ma anche in Champions League. Ecco, però la cosa che voglio sottolineare io è che se si vuole davvero guardare avanti al futuro e non si vuole essere più ancorati al passato, ai ricordi, se il Milan deve vivere il presente e il futuro da grande squadra, io credo che il passo sia obbligatorio, cioè quello della costruzione di un nuovo stadio. Sarà uno stadio da 1,2 miliardi di euro, sarà condiviso con l'Inter. Attenzione ancora a non scartare definitivamente l'ipotesi a Sesto San Giovanni, perché comunque col Comune di Milano si sta perdendo tanto tempo. Sono passati tanti anni, già diversi anni, già da quando Milan e Inter avevano sottoposto al Comune il primo dossier sul nuovo stadio. La demolizione totale di San Siro, che è la rivisitazione del nuovo progetto, anche perché c'è sempre il concetto delle volumetrie, no? da ridurre, chieste dal Comune di Milano, e allora Milan e Inter hanno praticamente riproposto un nuovo progetto solo con la costruzione del nuovo impianto e con la demolizione del vecchio San Siro. Ecco, se così dovesse essere, dispiace tanto a livello sentimentale, a livello romantico, però bisogna comunque guardare avanti. Chiudiamo questo video dicendo che nel pomeriggio ci sarà la conferenza stampa di presentazione di Serginho Gianni Dest. Tante curiosità sul giocatore del Barcellona in prestito al Milan con diritto di riscatto. È entrato diverse volte con la maglia rossonera, non ha ancora fatto vedere grandi cose, perché comunque merita più spazio, merita più minutaggio Dest. Bisogna vederlo
di più, ecco, per giudicarlo, però vedremo le sue dichiarazioni. Ieri però, facendo dei pezzi per Milan News e ragionando con i ragazzi della redazione di Milan News, ci siamo soffermati anche sui numeri di Olivier Giroud. Ecco, sono numeri sorprendenti, sono numeri bellissimi, sono numeri da grande attaccante, sono numeri di un giocatore ancora determinante nonostante i quasi 36 anni, perché ancora li deve compiere, però giocatore che nel 2022, quindi l'anno solare nel 2022, ha segnato 14 gol in 31 presenze, vuol dire quasi la media di un gol ogni due partite. Era un giocatore che, ripeto, tra pochi giorni farà 36 anni. Numeri importantissimi e poi gol pesanti, gol molto importanti nei derby contro il Napoli all'andata all'1-0, col Sassuolo la doppietta scudetto in Champions League, contro la Sampdoria il rigore importante per ritornare in vantaggio proprio nell'ultima partita di campionato, gol pesanti da bomber vero e è importante che il Milan abbia questi giocatori. Olivier Giroud, che anche dal dischetto ha segnato praticamente sempre, ne ha sbagliato solamente uno quando giocava ai tempi con l'Arsenal, e lui è un giocatore vero, un attaccante vero, una punta vera, ed è stato premiato anche con la convocazione in nazionale. Ecco, qui magari si apre la solita parentesi. Per il giocatore è bello, perché viene premiato con la maglia della nazionale anche a causa dell'infortunio di Benzema. Per il Milan forse un po' meno, perché Olivier Giroud poteva riposarsi durante la sosta per gli impegni della Nation League delle varie nazionali, invece il Milan dovrà prestarlo alla Francia, con la speranza che tutto vada bene, però ecco, avrebbe meritato un po' di riposo anche Olivier, che contro il Napoli sarà lui l'uomo copertina, ecco, con l'assenza di Leao, di Ibra, di Rebic, di Origi, tutti i riflettori saranno puntati sul bomber francese, su Olivier Giroud. Ci sentiamo nel pomeriggio con le ultime da Milanello per capire anche la probabile formazione, per capire anche i cambiamenti che ha in testa Stefano Pioli in vista del big match contro il Napoli domenica sera.